Se Zelda Skyward Sword HD al 100% vorrai completare, questo video e questo canale dovrai perseguitare. Quindi direi di iniziare. Eccoci qua. Perfetto, siamo arrivati nella miniera di Ranel. Quindi adesso, tanto sento l'insetto qua, lo voglio prendere subito, mi sa che dovrebbe essere qua dietro. Ah, guardate, c'è anche un esedro, va, come sempre. Una cosa, prendiamo stecicale. Vieni qua. Devi andare a far piano perché volano via subito, se ricordo bene. Ah, certo. Buonanotte, signore, va bene. Allora, andiamo al nostro primo esedro. Spada verso il cielo. Via. E se ne va. Perfetto. Ci avevamo le bombe anche. Ho sbagliato, questo qua. Oh, lo equipaggiate. Grazie. Qui che c'è? Dovrebbe essere delle rupie, credo. Esatto. Mettiamone una anche qua. E una qua. Fatta fare quella, 5 rupie. E qui non c'era niente. Va bene. Modello DR301. Ok, disattivato ovviamente. Si suppone che questa unità sia danneggiata e obsoleta. Non comprendo quello che dice. L'hai spinto, Zelda. Ma fai, volevo dire. Ingresso alla miniera di Ranel. Salviamo. Abbiamo un nuovo file. Vai. Perfetto. Allora, ah, qua ci posso lasciare un'altra bombetta. Resta lì. Ah, qua posso prendere anche delle bombe. Va. Così ci riempiamo sempre la borsa, vai. Via. Bene, allora là sopra non possiamo andare, quindi continuiamo per forza qua sotto. Qualcosa che mi sono perso, uno scrigno. No. Non c'è altro, mi sembra, almeno. Sì, perché dall'altra parte non posso andare a prendere lo scrigno là sopra. Ci devo per forza andare col rampino, va bene. Andiamo. Andiamo di qua. Pipistrelli. Fuori. Questo lo spingiamo. Spingi, Link, per favore. Questo lo dobbiamo portare di là, che ci servirà per ritornare qua sopra. Perfetto. Lasciamolo lì. Ok. Ci sono ciuccioli elettrici, quindi bisogna stare attenti. Dovrebbero scoppiare entrambi con una linea in mezzo. Sì. Rupie a go. Ah no, lo devo portare qua. No, ah, di là posso salire. Ok, vabbè. Sì, io che sono ubriaco. Quindi vai da qua, Link. Continua a spingere. Dai. Eccoci qua. Perfetto. Vai sopra. Ok. Adesso. De qua. Ciuccio elettrico. Che aspettiamo che si spenga per colpirlo. Grazie.
Oddio. Lasciami. Grazie. Questa la posiamo qua. Tanto prendiamo questa. Partiamo. E anche questa. Bene. Questo invece. Ci ha inquadrato il cristallo, il cronolito, che adesso attiveremo col pendolo. Tutto prese vita, mo. Ehi, tu, da dove arrivi? Qui noi raccogliamo pietre del tempo per portarle all'opificio di Ranel. Quelle pietre azzurre sono pericolose per gli umani. Non le toccare. Confermo che in quest'area il tempo è tornato indietro. Suppongo che il colpo inferto alla pietra azzurra abbia fatto regredire il tempo e ora ci troviamo nel passato. Ok. E se fosse il futuro, eh? No, no, il passato ovviamente. Questo che mi dice? Quella pietra azzurra so... Ok, ok. Vattene, va. Che garbato. È il carrello per trasportare le pietre del tempo. Gli uomini non ci possono salire. Levati di torno. Va bene. Ce n'era un altro qua. Intralci gli scavi. Perché non smetti di parlare? Scusa. Scusa se esisto. Ti chiedo scusa. Ok. Andiamo qua. Prenderei anche le rupie sparse, tipo questa qua. Prendiamo quest'altra. Prendiamo 4, 5, vai. 12 rupie easy. Ok. Di qua si apre? No, ah no, devo usare il carrello, vero? Quindi prima di tutto usiamo questo, che mi dovrebbe portare dall'altra stanza. Su. Grazie. Scendiamo. Parliamo con questo. Cosa? Vuoi lavorare qui? Allora togliti quello strano berretto e indossa il casco. Mi scuso. Ok, va bene, mi ripeto la stessa cosa. Questa mettila qua. Questa lasciala qua. Parliamo con quest'altro intanto. Ultimamente siamo spesso attaccati da strani esseri. Noi non abbiamo armi. Ogni attacco può essere letale. Vabbè. Una rupia. E 5 rupie. Qua cosa c'è? 20 rupie. Ok. Buttare via. Bene, ce ne andiamo. Perfetto, potrei anche scendere. Mi fa scendere? Ah, non mi faceva scendere mentre era in movimento. Ok. Pensavo che sarei potuto scendere anche quando fosse in movimento. Ok, adesso ovviamente. Ma cos'era questo? Non ricordo. Hai ottenuto un fiore antico. Si dice che questo fiore sbocciasse nel passato. È splendido e brilla al buio. Va bene, un nuovo materiale. Adesso dobbiamo spingere per forza sto carrello. Sempre se non appaiono i ciucciu. Ok, grazie.
Gioia queste. Ok. Sposta. Dovrebbe prendere vita adesso, come entra. Ok, sopra. E adesso andremo in quest'altra stanza. Eccoci qua. Ok. Qui prendiamo la bomba, lasciala qua. Prendere un'altra, lasciala lì. Perfetto, c'è un altro cronolito. O pietra del tempo. Viene da chiamarlo spagnolo cronolito. Allora, vieni qua. Su. Questa ci serve per buttarla là. Vai. Dovrebbe cadere, mi sembra. Esatto. Qui mi apre un passaggio per l'altra stanza. Ok, adesso usiamo questo cronolito. Perfetto. Le pietre del tempo permettono a noi e alle macchine di funzionare. Hanno una grande energia. Lavoriamo sodo noi. Va bene. Ti interessano le pietre del tempo? Allora ti suggerisco di visitare l'opificio di Ranel. Ok. Andiamoci. De qua. Ciuccio elettrici. Fuori. Adesso dobbiamo correre di qua. Corri. Ok. Bomba. Via. Ok, vieni qua. Qua non c'è niente. Riutilizziamo le bombe, ovviamente. Là. Qui ci dovrebbe essere una rupia. 5 rupie, non lo ricordo. Sì, sono 5 rupie. Va bene. Prendiamo i pipistrelli. Dov'è quell'altro? Guardamelo, grazie. Adesso, veniamo qua. Bomba. Ci deve arrivare? Sì, ci arriva, ok. Perfetto. Una rupia. Con un passaggio segreto. Mi so de ciucciu. Riconoscerò mi pugli ormai. Bene. Cosa c'è qui? 20 rupie, dai. Con prezzi cattivi. Oh no, c'è la formica. Prendila, grazie. È catturata una sabbiornica. Grazie. Anche un nuovo insetto. Altra sabbiornica. Vieni qua. Ok, perfetto. E un altro. Bene. Ma basta di link, grazie. Adesso. Qua. Bombe. Ehi là. Oh, riesco a prendere la mira? Ok. Dovrebbe arrivare, sì, perfetto. Ok, qua cosa c'è? Niente. Bene, allora proseguiamo di qua. E via di qua. Ah, ci sta quel rospi elettrici. Mi è venuto un robotico. Muori. Muori, brutto rospo. Qua potrei usare anche di questo, Dai, fallo fuori. Uccidilo, per favore. No? Là. Fermati. Grazie. Facciamo fuori quest'altro. Quindi andiamo di qua a... Corri, Link. Non ci arrivi. No, ma fuoco.
Devo andare per forza dove c'è quell'altro che mi spara. Ok. Allora. Quindi. Allora, per non saperne leggere né scrivere, faccio così. Ok, corri Link, per favore. Muori. Aspetta che... Bomba, dove sei? Bomba! Tieni. Bomba. No, dammi bomba. Ho sbagliato. Non dovevo lasciarla lì. No, oh, no, oh. Toh. Muori, grazie. Meno male. Ma mi sembra posso scavare, no? Ah no, pensavo potevo scavare. Allora, passare qua. Oh, andiamo di qua nel mezzo. Da qua andrei di là. Forza Link. E di qua andiamo qua. Vediamo cosa c'è. C'è fuori. Ok, per adesso niente particolare. Va bene. Vai di qua. E passiamo qua sopra. Da qui. Cos'è? Cucci, dove sei? Questa innanzitutto, per avvantaggiarci, mi sembra che la deve portare qua. Ok, lasciamolo qui. Almeno così mi sembra di ricordare, eh. Pipistrello, muori, grazie. Questa lasciala qua. Questa lasciala qui. E questa lasciala qua. Sblocca il cuore. Questo... Ah, mi sblocca il cammino, ovviamente. E questo qua. Vale. Adesso... io dover tirare questo, vai, tanto che mi riempio la borsa. Ok, devi correre. Ah, vero, non ci arrivo perché devo fare scoppiare. Allora, questo va fatto così. Vai. Ok. Ecco la pietra del tempo. Su. Tanto ne approfitto. Allora, mettiamoci così. Questo qua così. Così. Vai. L'ho attivato, dovrebbe attivarmelo. Sì. Si vede Link con la bomba in mano. Sta per scoppiare. No, ragazzi. Oh, non mi ha tolto cuori, eh. Oh, che culo. No. Dai. No. Ehi là. Maledetto. Oh. Perfetto. Raccogli qua. Questo che dice. Strano vedere uomini da queste parti. Ti interessano le pietre del tempo? Ok. Poco e niente, dice di nuovo. Una libellula! Signora libellula, venga. Ok. Ecco, ha trovato una sabellula. Grazie per la sabellula. Bombe. Lasciala qua. Su. Dai. Scoppia.
Grazie. Perfetto. Ancora. Questi mi sembra che li potevo far fuori così anche. Faccio anche prima. Bene. Vai. Vediamo che c'è. Hai tenuto una piuma azzurra. Appartiene a un uccellino azzurro estremamente raro, le cui piume sono inestimabili. Bene. Perfetto. Qua sotto c'era qualcosa di particolare? Mi sembra di no. Almeno così a occhio di ricordare. Tieni, mangiati la bombetta bella e scoppia. Ok. Possiamo anche proseguire. Volevo prendere i cuori, me ne sono scordato. Eccoci qua. Adesso dalla miniera di Ranel siamo arrivati al deserto di Ranel. Quindi continuiamo la nostra ricerca. Ah, ok, c'è un'altra pietra del tempo qua, non me lo ricordavo quella. E qua che c'è? Ok. Salviamo. Vai. Salva. Grazie. Allora, questa dovrebbe ovviamente far sparire questa e attivarmi un'altra parte. Bene. Andiamo qua sopra. C'è un fiorellino. Qua c'è qualcosa nell'erba? No. Di là non ci posso ancora andare. Sì, mi conviene venire di qua, mi sembra. Carupie. Un cuore che ne avevo bisogno. Di qua. Sali qua sopra. Vai di qua. Prendiamo la stamina. Dai. Bene. Qua c'è uno scrigno che potremmo prendere adesso, credo, no? Cosa c'è qua? Un'altra piuma azzurra, ok. Perfetto. Qua sopra c'è un meccanismo, questo qua, che ci servirà a futuro, che adesso non possiamo prendere. Va bene. Potrei iniziare a scendere. No! Ecco, no. Muori, grazie. Devo stare attenti a questi che sono elettrici, non me lo ricordavo. I cactus sì. Calmo. No, non si poteva fare niente col cactus. Va bene.
copie. Dobbiamo andare. Qua non si può aprire. Quelle palline mi servono. Dai. Su. Dov'è? Dicevo, quelle palline di ricoperte di solo paletti del deserto, non so come si chiamano adesso, anche quelli sono contati come materiali. Cos'è stato? È stato un rumore strano. Facciamo fuori questo, se ce la faccio così. Scoppia, scoppia, scoppia. Grazie. Ok. Passiamo di qua. Qui veniamo qua sopra e apriamo sto scrigno. Cosa ci dà? Eccola, sì, quelle palle. Una rotola campo. Ecco come si chiama, rotola campo. A volte nel deserto di Ranel si vedono rotolare i rotolo campo. Sono dei materiali molto utili e si catturano usando il retino. Va bene, fai. Anche se già lo sapevo e non te l'avevo nemmeno chiesto. Dettagli. Ok, questa. Là. Perfetto. Usiamo questo, va. 3 prendi anche queste 3 rupie. Ok. Adesso, se non sbaglio, dovrei saltare qua sopra. Prendere bombe e buttarla là dentro. Dovrebbe arrivare. Esatto. Che dovrebbe apparire una pietra del tempo. Bene. Andiamo un'altra pietra. Adesso la potremmo anche attivare anche così. Intanto che prendo qua. Dovrebbero prendere vita dei boblin. Eccoli là. Hanno... Dov'è? Dov'è? Aspetta, signor Bobby. Questi bisogna stare attenti. Ecco, lo sapevo. Ok. Bisogna andarci con estrema calma con questi. Ehi, aiutami. Stai calmo. Ecco, questo cos'è all'improvviso? Da dietro alle spalle, da codardo. Bene. Dove sei, robottino? Grazie. C'è mancato poco. Stavo per staccarmi la corrente. Vediamo un po'. Hai uno scarabeo, vero? Ma è del vecchio modello Ranel. Per premio io trasformerò in qualcosa di meglio. Che gli dava? Ah, potevo portare le bombe, mi sembra. Hai ricevuto il pinzabeo. Con le sue pinze più grandi puoi trasportare gli oggetti. Premi ZL per osservare dall'alto in modo da lasciar cadere l'oggetto che stai trasportando con precisione. Ora è in grado di afferrare le cose con le pinze. Fai attenzione. Ok, mi ripeto la stessa cosa. Va bene. Infatti adesso avremo bisogno. Anzitutto ripieniamoci qua le bombe. Raccogli. 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 Ok.
È un po' barare, insomma, ci avrei quasi bombe infinite. Ok. Il nostro portabombe è pieno. Adesso, a regola. A regola. Vieni qua sopra, Link. Sali sopra. Grazie. Con il nostro scarabeo dovremmo iniziare a farci strada. Per esempio, prendi qua. Magari se riesco a prenderlo meglio senza farlo scoppiare. Ok, fatto fuori. Dobbiamo, non mi ricordo quale c'era il cronolito. Ugualmente questa facciamo cadere qua. Ok, lancialo ancora, così apriamo la nostra strada. E di qua, grazie. Là. E adesso attiviamo questo qua. No! Veramente dovevo sbagliare. No! Sapevo! Ah, Santa Maria Novella! Prendi sta bomba bella! Ok. Poi sblocchiamo anche quello di qua, va. Dato che ci siamo, non c'è due senza tre. Ok. 5 rupie che non farò in tempo a prendere, perché dovrebbero sparire, mi sa. Qua. Eccolo qua. Se non sbaglio potrei far fuori anche quegli uccellacci là, eh. Vediamo un po'. Che non mi veda. Toh. Morto, ok. Va bene. Adesso, vieni qua. Qua che c'è? Ok, 5 rupie. E qua ci sono altre 5 rupie. Bene. Dai, Link, tu puedes. Grazie. Qua facciamo così. Dai. Fallo scoppiare. Grazie. Perché qua sopra mi sembra c'era qualche... Ah no. Grazie una ceppa. Pensavo che era morto. E invece no. M'ha trollato. Mi sembra ricordare che qua sopra c'era qualcosa di importante o no. Qualche insetto. No. No, ho perso tempo e basta. Va bene. Come non detto. Quindi adesso andiamo di qua. Di cosa c'è? Una rupia. Qua cosa c'è? 5 rupie. La scena Magatama. Ok, presa. Non si ricarichi la stamina e attraversa. Via. Corri. Ok. Di qua. Vieni qua. Si è rotta.
Ah! Mi volano sempre via. Ah, di là tanto non possiamo fare niente adesso. Non mi venire a scassare, eh. Non ti voglio uccidere. Ah, mi sa che mi toccherà. Facciamo così, va. Per non saperne leggere le spire, sennò questo qui ci scasserà i marron glacé tutto il tempo. Vola, mio scarabeo. Vola alto. Dai. Ok. Arrivati. Bene. Qua facciamo così. Muori. Muori. Grazie, che quello ci servirà. Per arrivare qua. Toh. Oh, mi ha preso anche a me. Vabbè. Uno me lo doveva dare. No, Link, torna indietro. Ah, il deserto. Qua invece dovrei fare di questo. Ok. Così. Arrivo qua. Grazie. Mi riposo un attimo. Andiamo a sbloccare quelle dietro. Vieni qua. Dagli. Mi trovo qui, altre volte. Bene. E un altro dietro. È andato. Qui posso scavare, mi sembra, sì. Rupie, rupie. Faccio rupie, mi sembra. Ok. Non c'è altro interessante, quindi potrei. Ci arrivavo correndo, ma mi sa che no, devo ammazzarlo per forza. Questo per far de corsa. Quindi. No, vattene, vattene. Non muore? Impossibile ucciderlo. Dai. Su che non mi vede, dai. Ok. No, non è morto. Ma guarda. Non mi può aver visto. Oh, madre del Dios. Su. Muori, dai. Adesso sì? No. Non volevo usare lo... Guarda, questo per non usare lo scarabeo, Ah, andiamo del scarabeo allora. Ma guardati. Girati. Girati. Eccolo qua. Toh. Va bene adesso? Oh, sono arrivato a pelo, Dai. Ok. Via. Oh, ho fatto sto calvario. Ok,
arrivato l'autosalvataggio. Posso andare qua sopra. Adesso così possiamo attivare la shortcut, facendo scendere sto carrellino. Guardate che qui c'è un po' di insetti. Quello si è suscitato, va bene. Spingi. Oh, così almeno attiviamo una shortcut per la prossima volta, senza stare a fare tutta quella trafagna lì. Saliamo là sopra e già siamo qua. Bene. Sì, Link, grazie. Dobbiamo, sì, passare di qua. Ok, sì. Calmo, calmo, lo so la stamina. Lo so, lo so. Prendi il cuore. Vado a fare la stessa cosa. Poi usiamo questo, va. Dai, se fa prima. Su. Ok. Ah, qui tra l'altro si muoveva, no? Non me lo ricordavo questo. Vieni qua. Vai, de scarabeo. Dov'è? Ok. Dovrebbe iniziare. Mi porti con sé. Ok, lasci stare un rospet. Dai. Ok, siamo arrivati. Usiamo questo. Dai. Su. Ma guardate. Lascia a tirarlo dritto, Link, grazie. Ok. Di qua. Ci sono le rupie. Altre rupie. Gli lascerà qualcosa di importante, mi sembra, da scavare. No, dovrei venire qua sopra prima. E mettere lo scarabeo. Sapete che non ricordo. No, fermo lì. Su, vai. Ok, recupera stamina, dai, via. Ok, scaviamo. Ci sono fatina. Vieppi. Grazie. C'era solo la fata, ok. Niente di particolare. Facciamoci la nostra strada per tornare di là. Ok. Corri. Su, stamina, però è una cosa di giorno, eh. Ok. Adesso possiamo... Credo che possiamo andare anche di là nella parete, sì. Da poter sbloccare un'altra shortcut. Link, grazie. Ok. State qua. Sì, il rospino non mi interessa adesso. Grazie. Che voglio, per l'appunto, attivare sta cosa. Su. Vai. Qua là sopra non ci possiamo andare perché abbiamo bisogno del rampino.
Puro spolettico, resta lì. Beh. Da qua. Dovrei cambiare zona? Sembra di sì. Santuario del tempo, siamo arrivati. Ok. Salviamo. Salva. Salva. Grazie. Allora, per andare al santuario dovrei prima di tutto attivare qua la pietra del tempo. Grazie. Ecco il nostro ben amato Bobby. Su, muori. Prendiamo sto fiore. Ok. Per andare di là, a regola dovrei fare di questo, no? Con lo scarabeo dobbiamo andare qua sopra. Eccolo là. No, l'ho lasciato troppo presto. Accidenti a me. Adesso sì, ce la farò. Ok, adesso sì. Bene. Oh, è apparso un alberello. Là c'è una pianta, eh. Facciamo così. Deve abbassarsi. Grazie. Ok. Dai. No. Ok. Mira, portami via, eh. Oh, ma guarda. Oh, meno male. Meno male. Cosa che potevo aver usato lo scarabeo prima, eh. Vabbè, sono dettagli. Qua c'era qualcosa? No. Perfetto. Scendi, Link, grazie. Adesso qua. Ah, ok, ci sono gli Octrock. Dovrò sistemare lo scudo con la mia pozione, mi sa. C'è anche il Pigoron, da quello che vedo. Su, prendi qua. Riempiamoci le tasche. Ok. Ce la farò a prenderla? Sta cicala? Dai. Oh. Ha catturato una sabbicala. Sembra che le larve di sabbicala restino sottoterra per 10 anni o più. È un insetto difficilissimo da catturare. Lo so che è difficile da catturare. Qui ce n'era un altro. Ok, preso. Pigoron. Eccoti di nuovo. Ma sbuchi proprio dappertutto. Ma lasciamo perdere piuttosto. Senti qua, ho fatto la scoperta del secolo.
Sai dove ci troviamo? In un luogo molto sacro e venerato, il Santuario del Tempo. Bene, proprio qui mi è capitato di vedere gli abitanti dell'Isola della Dea. Sì, quella delle leggende. Indossavano abiti identici a quelli descritti dai testi antichi e, a dire il vero, ti somigliavano un bel po'. Erano in due e sono passati per la porta. Volevo seguirli, ma... improvvisamente, boom! Un'esplosione ha distrutto la porta e, come puoi vedere, ora è possibile attraversarla. Che rabbia per tutti i lapislazzuli. Ok. Niente, ripete la stessa solfa. Bene. Allora, andiamo da Scarabeo. Vada, signor Scarabeo. Che mi sembra che qui la pietra del tempo era qua sopra. O mi sbaglio? No, c'era una rupia. Ah, no, è là la pietra del tempo. Va bene. Ed è qua che c'è. No, era qui la pietra del tempo. Vedi che tanto stolto non sono. Ok, adesso dovrebbero prendere vita dei boblin, 2 o 3, non mi ricordo quanti erano. Su, boblin, vieni. Vieni acca, guaglio. Vieni acca. Che fai, non ti muovi? Perché non ti muovi? Aia. Ok, andiamo fuori. Dai. Sei entrato qua, eh. Va bene. Allora, parliamo con il robottino. Per un pelo mi hai salvato. Grazie. Qui ci troviamo nel Santuario del Tempo, il luogo in cui la Dea ha collocato la Sacra Porta del Tempo. Noi ci occupiamo di tenere puliti i dintorni. Se vuoi raggiungere la Porta del Tempo, entra in quel passaggio. Se ci si può andare in altro modo? L'opificio di Ranel e il Santuario del Tempo sono collegati da un passaggio sotterraneo. L'opificio di Ranel è qua. Questa mappa ha qualcosa di strano. La correggerò. Adesso mi dovrebbe mostrare un cammino. Esatto, eccolo là. L'opificio di Ranel è più avanti. Fa attenzione. Ok. Link, mio signore, fai il rapporto. La mappa di cui siete in possesso coincide con la reale conformazione del terreno per appena il 35%. L'attuale conformazione appare di gran lunga differente. Desumo che la correzione della mappa effettuata dal robot raffigure terre del passato ormai inghiottite dalle sabbie mobili. Ok, allora dovrei fare di questo. Ok. Ma l'ho colpito. Oe. Non facciamo la mega scammata. Perfetto. Adesso, per prendere quell'esaedro, dobbiamo salire. Saliamo così e tiriamo a spada verso il cielo. Subito. E lo possiamo prendere al volo. Bene. E adesso proseguiamo per il nostro percorso. Ok. Passiamo da qua. Altri Octrock. Muori. E un altro. Muore anche tu. Ok. Qua se attiviamo questa ci dovrebbe far tornare indietro. Tante volte.
volete andare da un'altra parte. Ma tanto là adesso non mi interessa. È che entriamo di qua. Eccoci qua. Allora, qua dobbiamo seguire la mappa. Ok, prima di tutto facciamo fuori questo qua sopra. Famolo fuori. Dai. Ecco fatto. Poi. Allora, qui mi sembra che il percorso non c'è, ma bensì è qua. Esatto, lì non possiamo. Niente, mio signore, vai al rapporto. Confermo che al momento non state camminando sulle sabbie mobili. Vi suggerisco comunque di consultare la mappa. Nel passato in questo luogo passava una strada ora nascosta dalle sabbie mobili. Confermo che è possibile seguirla senza sprofondare. Vi suggerisco di collocare fari celesti sulla mappa per contrassegnare l'antica strada prima di proseguire. Vi suggerirei di utilizzare diversi fari celesti. Ok, adesso abbiamo di posizione 5 addirittura, ma non mi interessa. Bene o male la strada si vede, eh. Ok. Poi. De qua. Ok, c'è qui questa gran... No, non lo volevo mettere. Qui, se non sbaglio, dovrei fare di questo. E andate qua. E non si sprofonda. Perfetto. Ne lascerà qualcosa. Ok, poi dopo tanto dovremo andare lì. Attivare quella roba. Quindi adesso... Se qua metto no, voglio la bomba. No. Sbagliato menu, questo. Grazie. Ne approfitto anche per salvare. Salva. Ok. Perfetto. Ok. Adesso a regola noi dovremmo dar vita qua. Daranno vita dei Boblin. Ovviamente. E tu chi sei? Questo è il generatore dell'ingresso dell'opificio di Ranel. Per aprirlo devi inserire una combinazione di tre simboli. Ho scoperto altri generatori simili nelle vicinanze. L'individuazione con rilevatore è possibile. Ok. Bene, allora, io direi che si è fatta una certa e ovviamente direi che potremo continuare nel prossimo episodio perché dobbiamo ancora attivare i terminali qua, quindi le cose da fare ce ne tante prima di entrare nel dungeon. Quindi Link resta lì seduto e ci vediamo alla prossima. Adios!